Boh, se viene qua sulle 8:10, mi disse verso le 8:30. Boh, vabbè, dai. Se viene, viene, se non andasse a cagare. Vabbè. Senti, e niente. Giornata tranquilla, dai. Ho fatto un bel po' di cose oggi. Però dai, tutto sommato. Non dispiace come giornata, dai. Senti, e niente, vabbè, vediamo un po' se chiamo. Vabbè, tu sai meglio di me come funziona, insomma. Se ha il telefono, non ha il telefono, se poteva chiamare, non poteva chiamare. No, giusto per capire, insomma, giusto per sapere. Ovviamente senza agitazione, qualsiasi cosa dovesse accadere, insomma, mi raccomando, questa cosa è fondamentale perché non ci possiamo permettere in assoluto di agitarci, e se no passiamo i guai, lo sai benissimo come che cosa ci succede, insomma. Senti, questa terapia delle gambe che stanno facendo adesso quasi tutti i giorni. Ci sono quindi delle buone prospettive. Eh sì, perché se iniziano a massaggiare le gambe, mo vedrai che inizieranno a farti alzare in piedi. Io spero che tu abbia detto loro di farti sedere a una sedia, qualcosa, o di farti sedere a letto come hanno fatto gli altri giorni. Eh sì, guarda, iniziamo un po', iniziamo. Magari ti fanno alzare, riesci a camminare a questo punto. Sarebbe fantastico perché gli dici a loro, devo uscire fuori, come fanno gli altri. Gli altri sai cosa fanno, che stanno in quel reparto. Siccome non si può entrare, escono loro. Magari una cosa del genere. Magari sarebbe uno spettacolo. Non ci stavo pensando, questa era un'idea. Un'idea che mi stava venendo, capito? Visto che non possiamo entrare, esci. Ti fai mettere su una sedia a rotelle. Esci. Che dici? È una cosa fattibile. Non so se ti farebbero uscire, però. Mezzo al corridoio. No, mi faccio un giretto, mi faccio un giretto. Vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po' quello che succede, vediamo come si evolve la situazione. Innanzitutto vediamo il discorso di Ciccio, ma io credo che sia sistemato tutto, domani già sta qua. Almeno quelle sono le prospettive. Che palle sto cane. Ah, quelle sono l'ambulanza e quindi abbaia. Non ho capito. Vabbè. Senti, Daria, ti sta bene, dai, sì. Si esce con la canotta, la maglietta. E si sta bene. Certo, la sera fa freschetto, bisognerebbe mettersi un giubbottino, però dai, va bene così, va bene così. Mo' dici che avremo una decina di giorni di calore. Va bene, Giuseppe si è ripreso. Sicuramente domani viene qua dalla nonna. Mo' dopo lo devo sentire perché non risponde mai al cellulare, mai, mi fa incazzare, mi fa arrabbiare. È come Pinocchio, dice sempre le bugie, trova sempre le scuse. Mo' dice che si è svegliato da poco, mo' dice che non ha visto il telefono. Mo'. È bestiale, bestiale, bestiale quel bambino. Vabbè, dai. Senti, niente, io aspetto un altro po'. Se vedo che non viene, mo' lo chiamo e dico: ma devi venire o non devi venire? Se no, chiudo.
baracca e burattini e me ne vado a mangiare. Che cazzo. Va bene, cuore, va bene. Tu mi raccomando, la febbre si è abbassata un altro po'. O abbiamo ancora, o siamo ancora intorno ai 38. Fammi sapere un po'. Va bene? La pressione si è regolarizzata? Sicuramente sì. E poi aggiornami se stai mangiando tranquillamente, se mangi quello che ti va, se penso che la sensazione non ce l'hai più, perché ti danno comunque quella compressa. Va bene, sarà qua vicino l'ambulanza. Mo, aspetta, poi aspetto un attimo, va bene. Sì, proprio qua di fronte. Qua di fronte sono venuti due mezzi tossici che dormono in un B&B. E quindi probabilmente qualcuno si sarà sentito male. Vabbè, cuore, un bacio, un cuore e un abbraccio e ci sentiamo. Va bene? Ciao, cuore mio. Ciao. Forza, mai mollare, ricordati, mai mollare.